Ci troveremo il 20 settembre di fronte a un voto importante, nel senso che c'è un voto contemporaneo in molte zone d'Italia, regioni, comuni, eccetera, e poi hanno abbinato a tutto questo un referendum. Un referendum su una legge costituzionale che riduce il numero dei parlamentari. Questa scelta di proporre e imporre la riduzione dei parlamentari è in realtà un imbroglio che diventa doppio nel momento in cui si è anche deciso di unire il voto sul referendum al voto amministrativo. È una cosa che non si fa e non si dovrebbe fare, per una ragione molto semplice, che le ragioni per le quali i cittadini votano sono molto diverse e in materia costituzionale si dovrebbe votare con cognizione di causa, non per principi illusori o altro, ma sulla base di ragionamenti seri che stiamo mettendo mano alla Costituzione, cioè al documento fondamentale della Repubblica. Ma perché lo si è fatto? Lo si è fatto perché si pensa che l'andare a votare per le proprie amministrazioni porti poi a votare anche per il referendum, senza nemmeno pensarci troppo. Infatti la discussione è stata molto, molto modesta e già questo non va bene, perché la Costituzione si può riformare, ma si può riformare solo per grandi questioni importanti e migliorandola, non peggiorandola. Pensiamo che a 200 anni la Costituzione degli Stati Uniti d'America ha avuto 17 emendamenti e basta in tutto, ed è considerata intangibile. Noi la modifichiamo per ridurre il numero dei parlamentari, loro la vogliono, diciamo loro, noi siamo contrari, la vogliono ridurre per ridurre il numero dei parlamentari, sia alla Camera che al Senato, sostenendo che non solo sono troppi, ma che soprattutto costano troppo. Ora bisogna dire prima di tutto che la democrazia ha dei costi necessari, quindi ci vuole un Parlamento, il Parlamento ha dei costi e non è su questo che si risparmia. Non si risparmia sul numero dei parlamentari, non si risparmia sulla loro presenza e così via, perché questa è il sale della democrazia. E quindi è già sbagliato e truffaldino dire facciamo dei risparmi, soprattutto in un paese nel quale sono stati dati incarichi a non so quanti economisti per studiare come ridurre le spese di un paese fortemente indebitato, perché abbiamo spese enormi di ogni genere, e poi andiamo a modificare la Costituzione per ridurre praticamente di 4 soldi, perché diciamo la verità che nonostante i tentativi di gonfiamento sono pochi milioni quelli che verrebbero ridotti, e con il compenso però di un grave vulnus che viene dato al sistema costituzionale, che è costruito non a caso su un certo numero di parlamentari proporzionati al numero della popolazione, ma anche perché praticamente il Parlamento, i suoi parlamentari sono la garanzia che i cittadini possano esercitare la sovranità popolare. La Costituzione dice che la sovranità popolare spetta al popolo, che la esercita mediante le forme previste parlamentari, cioè manda dei suoi rappresentanti al Parlamento. Non è più possibile come nell'antica Atene in cui si facevano le leggi in piazza, oggi ci vuole una rappresentanza. Questo legame della rappresentanza è estremamente importante, perché il cittadino compie in realtà con la sua partecipazione al voto, con l'inviare al Parlamento un suo rappresentante, uno dei atti più fondamentali della democrazia. Incidere su questo è sempre sbagliato e lo si può fare soltanto in casi di straordinaria necessità, che qui non ci sono. Perché complessivamente intanto si riduce di una certa entità il numero dei parlamentari, ma poi questo che conseguenze produce? Che siccome quei parlamentari complessivamente rappresentano sostanzialmente
gli elettori rappresentano i cittadini italiani che non possono esercitare la sovranità popolare se non a loro mezzo. Se diminuisce il numero dei parlamentari, diminuisce anche la rappresentanza, diminuiscono i poteri di chi ha la sovranità popolare in mano. E questo non è grave solo in linea di principio, ma è grave anche in pratica, nel senso che poi il Parlamento è costruito in modo che tutti i gruppi, tutti i partiti debbono essere rappresentati, naturalmente con le dovute proporzioni, ma in ogni momento della vita costituzionale del Parlamento. Quindi nelle commissioni ci debbono poter essere i rappresentanti di tutti i partiti, di tutti i gruppi parlamentari e così via. E con una riduzione del numero dei parlamentari questo sarà materialmente impossibile. Ci saranno delle commissioni in cui non sarà possibile garantire che tutti i gruppi parlamentari siano rappresentati, e questo già è un grave danno per la democrazia e per la rappresentanza, e perché abbiamo tutti interesse che tutte le voci che sono state espresse col voto dei cittadini siano rappresentate in Parlamento e possano esprimere la loro volontà. Quindi avremo meno rappresentanza vuol dire anche meno democrazia, e questo è già un punto essenziale. E far passare tutto questo come un vantaggio è veramente un imbroglio, perché dire che si risparmiano dei soldi, oltretutto in misura praticamente irrilevante, infischiandosi del fatto che però si colpisce la rappresentanza, è non dire la verità ai cittadini italiani, ai quali dovrebbe premere di essere rappresentati appieno in Parlamento, con un numero di proporzionalmente sufficiente a rappresentare tutta la volontà in tutte le commissioni e così via. Questo è il punto fondamentale, quindi questa è in realtà un attacco, questa legge che viene sottoposta al referendum è un attacco non solo in qualche modo alla democrazia, ma al sistema parlamentare e soprattutto al sistema costituzionale nel suo complesso. È un attacco alla rappresentanza che è uno dei fondamenti dell'articolo 1, che è considerato dagli studiosi come la carta d'identità della nazione italiana, appunto perché esprime il criterio del fatto che la sovranità popolare appartiene al popolo e i cittadini la esprimono mandando dei loro rappresentanti in Parlamento. Quindi dovremmo dire no, e l'ANPI per esempio ha già deciso che voterà decisamente no, perché non perché non si possa mai toccare la Costituzione, ma perché non si può modificare la Costituzione in peggio intaccando i principi fondamentali che la regolano. Quindi in questo caso diciamo no a qualsiasi colpo che si dia in qualche modo alla rappresentanza, e questo referendum, questa legge che viene sottoposta al referendum, in realtà lo rappresenta e potrebbe rappresentare il primo passo verso una concezione che non è la nostra e non è quella della Costituzione, un passo che indebolisce in qualche modo il Parlamento, indebolisce la centralità del Parlamento, che è il punto fondamentale del nostro sistema, e la indebolisce sempre, quando questo capita, a favore dell'esecutivo. Noi vogliamo invece un Parlamento il quale sia pienamente responsabile, decida sulle questioni principali e non sia il governo a dettare l'agenda delle questioni che si debba affrontare in ogni momento. Qualcuno può dire: ma questo Parlamento non funziona bene, vediamo anche alla televisione delle immagini che non ci incoraggiano, delle discussioni violente, animate, che non entrano nel merito, eccetera. Cioè, ci sarebbe molto da dire anche su questo, però non è questa la maniera per farlo funzionare meglio e per ridare più autorità al popolo che nel Parlamento manda i suoi rappresentanti, perché in questo modo anzi si peggiora la condizione. Noi vorremmo che semmai si rafforzasse la centralità del Parlamento come l'organo fondamentale in cui si decide la politica del Paese, e che fosse rafforzata la partecipazione dei cittadini, i quali possono controllare che cosa si fa in Parlamento, possono essere informati. Io francamente guardo la televisione,
spesso la sera quando vedo delle sedute parlamentari in cui volano insulti invece che dichiarazioni e confronti legittimi, mi vedo affiggere i cartelli, eccetera, vuol dire che il Parlamento non è in un buon momento. Dobbiamo aiutarlo a uscire da questa fase che alcuni hanno cercato di imporre, in cui si litiga invece che discutere. Non c'è confronto, ma c'è imposizione di affermazioni di principio non sempre confermate, non c'è informazione sufficiente. Ma allora dovremmo tutti dire non è tanto questione di riformare il Parlamento, così com'è definito dalla Costituzione va bene, la rappresentanza c'è, il numero è proporzionato al numero dei cittadini, quello su cui bisogna agire è sul modo di far politica che c'è in questo Paese. Semmai quello che ha bisogno di essere modificato è questa politica che non è quella che è definita nella Costituzione. La Costituzione dice che i partiti hanno diritto di esistere per concorrere alla gestione della cosa pubblica, cioè la finalità dei partiti è quella di perseguire l'interesse pubblico, fare l'interesse collettivo delle popolazioni, eccetera. Se i partiti diventano invece degli organismi che da questo punto di vista non contrappongono idee, ma contrappongono interessi, contrappongono principi, se esprimono la loro volontà twittando delle idee al mattino quando si svegliano invece che discutere in Parlamento, questo non va bene, ma dobbiamo riportarlo alla sua funzione, dobbiamo ribadire che il Parlamento deve avere la sua centralità. Invece con questo referendum noi andremmo in una direzione del tutto opposta. Dobbiamo rendere evidente ai cittadini che l'operazione che si sta cercando di compiere è un'operazione che è contraria alla politica come tale ed è contraria come tale al sistema costituzionale come è definito. Non solo non ci guadagneremo niente se passerà questo referendum, ma vedremo peggiorare la situazione senza risolvere i problemi fondamentali. Che sono? Diciamolo anche in questo, se dovessimo in qualche modo non modificare la Costituzione, ma renderla adeguata alla realtà, farla funzionare, dovremmo fare una cosa veramente molto più importante. La Costituzione contiene affermazioni di principio, molte considerazioni di principio veramente fondamentali, sono la regola della nostra vita. E poi a cura il legislatore costituente di scrivere in ogni articolo che il governo, le autorità sono impegnate a rendere effettivi i diritti che vengono proclamati. Quando si dice per esempio che tutti hanno pari dignità sociale, che c'è l'uguaglianza, poi si dice la Repubblica è impegnata a rimuovere gli ostacoli che impediscono che l'uguaglianza ci sia. Quando si dice che la Repubblica tutela il territorio, la cultura, i beni culturali, poi si dice che è impegnata a rendere effettiva questa tutela. Ora, la Costituzione è applicata ormai, è entrata nel vivo per quanto riguarda i suoi principi generali, ma non è attuata sotto molti profili. Non possiamo dire che davvero i cittadini italiani siano tutti uguali ed abbiano pari dignità sociale, e una situazione grave come quella che sta attraversando lo dimostrerà in maniera ancora più evidente, perché chi era povero diventerà ancora più povero, avremo un autunno difficilissimo probabilmente in cui molti nodi verranno a pettine anche dal punto di vista sociale e non saranno i ricchi a soffrirne, ma saranno quelli meno abbienti, saranno i lavoratori. Dunque vuol dire che l'articolo 3 della Costituzione non ha ricevuto piena attuazione, come non hanno ricevuto altre norme. C'è una disoccupazione forte nel nostro Paese e accanto alla disoccupazione forte c'è un'occupazione che non è quella seria che vorrebbe il sistema costituzionale. Un'occupazione che non solo corrisponde, prevede una retribuzione corrispondente al lavoro prestato, ma anche garantisce al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Ecco, questa è un'altra norma che avrebbe bisogno di essere attuata, non cambiando la Costituzione, ma facendo quello che la Costituzione dice e che noi non facciamo. Così vale per la tutela del territorio. E in un paese in cui basta un po' di pioggia in più e c'è un'alluvione,
in cui basta un terremoto e crollano le scuole, vuol dire che noi non prendiamo quelle misure che la Costituzione ci indica. Se dobbiamo indicare una strada, questa è la strada da percorrere, mi pare fondamentale, non quella di modificare il numero dei parlamentari, che è una cosa irrilevante per quanto riguarda i costi, peggiorativa per quanto riguarda la rappresentanza e che incide in certo modo sulla centralità del Parlamento. Ai cittadini si vuole far credere che le cose stanno diversamente e che se passerà questo referendum tutto andrà meglio, ci saranno meno vagabondi, perché questo è quello che si dice correntemente, meno persone che non combinano niente, vanno al Parlamento, prendono soldi e così via. Non è questo il problema vero. Il problema è che funzionino i gruppi politici, che funzionino i partiti e allora vedremo migliorare tutta la condizione del Parlamento senza bisogno di modificare la Costituzione, anzi rendendola attuale. I mali del Parlamento, se ci sono, sono quelli che vediamo, cioè per esempio l'abuso dei poteri dell'esecutivo, troppi decreti legge, troppi voti di fiducia. Questo non lo vuole la Costituzione, lo considera cose eccezionali. Vuole che ci sia una legge discussa approfonditamente dal Parlamento e poi votata, discussa con i cittadini, con la loro partecipazione. Vuole la Costituzione più partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e alla vita popolare. Ora, se gli consentiamo di mandare anche meno rappresentanti in Parlamento, evidentemente gli diamo meno poteri. Quindi si incide sulla sovranità popolare, si incide sulla funzionalità del Parlamento, sulla centralità del Parlamento. Sono mille ragioni che inducono a dire di no e di dire di no spiegando ai cittadini anche che l'ulteriore cosa che non avrebbe dovuto essere fatta è stata questa dell'election day, abbinare le elezioni tutte insieme e trascinare quindi anche il voto senza discussione, anche il voto su questa riforma costituzionale insieme al voto per le elezioni. Non c'entrano niente. Io posso benissimo volere questo o quello alla guida della mia regione e però pretendere che la Costituzione sia applicata. Sono due cose molto diverse e sostenere che la Costituzione non deve essere modificata in peggio. Mettere insieme vuol dire creare un voto che sarà un voto istintivo, lavorare sull'antipolitica, cioè sfruttare quei sentimenti che circolano nei cittadini, alcuni anche giustamente, nel senso che noi non diciamo che questa è la politica migliore che si possa fare, anzi, talvolta ci arrabbiamo anche noi, mi arrabbio anch'io davanti alla televisione quando vedo un certo modo di discutere, di confrontarsi, eccetera, ma questi sono i mali che si correggono correggendo la vita politica, correggendo i partiti, riportandoli al loro vero ruolo indicato nell'articolo 49 della Costituzione. Non si corregge dando più potere all'esecutivo, indebolendo la rappresentanza e facendo in modo che le commissioni parlamentari, che sono quelle nelle quali si svolge il lavoro più importante, non abbiano la rappresentanza di tutti i gruppi, come invece dovrebbe essere, perché con questa riduzione di 300 parlamentari avremmo il risultato di avere la impossibilità di formare commissioni in cui siano rappresentati tutti i partiti. Queste sono le ragioni che hanno già indotto l'ANPI a prendere una posizione nettamente contraria a questa riforma costituzionale e ci inducono a dire che in più la indichiamo come un pericolo, che ci si avvii, questo sia il primo passo di una strada che dovrebbe condurre al rafforzamento dell'esecutivo, alla trasformazione di alcuni principi costituzionali che a noi sono cari, che sono fondamentali in regole autoritarie. Incoraggiare cioè quell'antipolitica che serpeggia nel paese e magari quelle aspirazioni che ci sono, secondo alcuni sondaggi, anche in molti cittadini di avere l'uomo forte al comando. Noi siamo del parere che invece bisogna rinforzare il Parlamento, farlo vivere di più, lavorare meglio, far lavorare meglio i partiti e non avere nessun uomo al comando. Per noi al comando ci deve essere il Parlamento e la sua centralità. Ecco perché chiediamo a tutti di recarsi a votare il 20 settembre con la ferma sicurezza che bisogna votare no per il bene del paese, dei nostri figli e del nostro futuro.